quinta posizione della nostra 5 up settimanale per la TX Active Bianchi, che tra domenica e mercoledì ha inanellato una serie di 4 vittorie e altri piazzamenti con lo Junior Team. Ieri a Diagnosine successi dell'esordiente Katia Moro e dell'allieva Chiara Teocchi, che si sono anche laureate campionesse lombarde nella rispettiva categoria. Domenica scorsa a Montichiari, vittoria ancora per Katia Moro e l'allievo Giorgio Rossi, mentre medaglia d'argento per Chiara Teocchi. Due volte terzo invece lo junior Federico Barri. Quarto posto per la Bike 3 Team Villongo, che nell'ultima settimana sembra aver ingranato finalmente la marcia giusta. Due vittorie messe in cassaforte nel giro di 3 giorni. La prima è arrivata domenica scorsa a Trezzo sull'Adda per merito della vittoria allo sprint di Davide Plebani. L'altra ieri a Bonatesotto grazie al guizzo a sorpresa di Massimo Fieni. Terza posizione per il team immobiliare Aurea Zanica. Sembrano essere tornati i gloriosi momenti di un anno fa, quando la squadra del presidente Massimo Persico dominava a destra e a manca. Le ultime gare sono state una prova di forza. Domenica ad Almenno, strepitosa tripletta con il successo di Lorenzo Rota, il secondo della stagione, e i compagni Michael Abitante e Nicolò Gioni saliti sul podio. Ieri a Passirano invece ha rotto il ghiaccio in volata l'azzurro Simone Consonni. Secondo posto per il team Colpack, che negli ultimi giorni ha raccolto vittorie e ha offerto prestazioni di squadra lodevoli. Sabato pomeriggio a Longa di Schiavon, splendida doppietta firmata Zardini Villella, con altri 3 compagni tra i primi 10. Il giorno successivo a Castello di Brianza, vittoria di caratura nazionale per Davide Villella, con altri 3 compagni tra i migliori 10. Villella che si è confermato ad altissimi livelli anche ieri, con il terzo posto al Gran Premio Liberazione di Roma. Prima posizione della nostra 5 up settimanale per il dilettante bergamasco Enrico Barbin della Trevigiani Dynamo Bottoli, che dopo aver vinto la prima tappa del Toscano Terre di Ciclismo, prova di Coppa delle Nazioni, ha centrato ieri un altro prestigioso successo internazionale, vincendo a Roma il Gran Premio Liberazione, una delle gare più importanti dell'anno. Eccezionale spunto con il quale ha battuto i compagni di fuga, Fedi e Villella.